Il giovane Carlo Acutis, nato a Milano, trascorreva i suoi periodi estivi qui nella città serafica del Poverello di Assisi. Molti lo sentivano come un giovane appassionato per la vita, pieno di hobby, amante degli animali e con una spiccata capacità nel mondo dell'informatica. Tanti giovani lo sentono così come un modello, perché mentre giocava, mentre si trovava con loro, a un certo punto sentiva come un richiamo di andare incontro al Signore, fare il suo tempo di adorazione eucaristica e partecipare alla messa, cosa che faceva ogni giorno fino all'anno della sua morte nel 2006. Questi sono i luoghi dove Carlo trascorreva la sua estate, il suo tempo libero insieme con i suoi amici. Qui trovava il suo ristoro, sostando davanti all'Eucaristia, di fronte al tabernacolo. Aveva bisogno di questi spazi, di questi silenzi. Carlo, fin dall'età di 7 anni, da quando ricevette la prima Eucaristia, la prima comunione, sentì, avvertì subito il desiderio di crescere spiritualmente, coinvolgendo sempre di più anche i suoi genitori, portandoli nei vari luoghi, nei santuari dove sono avvenuti miracoli eucaristici. Bene, Carlo aveva trovato così in uno slogan, una frase, la sintesi della sua vita: l'Eucaristia è l'autostrada per il cielo.